Ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, come si sono vestite a truccare, tra virgolette, come allo stesso nel video precedente, perché li sto girando insieme. Allora, partiamo subito. Questo sarà un video dei prodotti finiti, quindi vi dirò come sono tornata con questi prodotti e se ho intenzione di ricomprarli. Allora, partiamo con il primo prodotto che ho finito, che sinceramente non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video dei finiti. In caso, perdonatemi, non fa niente. Però la dovevo ancora buttare via, quindi credo che non ve l'ho fatta vedere, ma non lo so. La Brow Divine di Nabla. Come vedete, molto consumata. Sì, questa è la parte del pettinino. La praticamente matita sopracciglia di Nabla. Questa era nella colorazione Uranus. Mi piace da morire e infatti l'ho anche ricomprata. Eccola qua, quella nuova. La colorazione è veramente perfetta per le mie sopracciglia. Io facevo veramente difficoltà a trovare una matita sopracciglia che non fosse troppo marrone, ma che non fosse neanche troppo scura, quindi troppo nera, ma un color top che andava giusto a dare un po' di definizione nelle parti dove c'erano i buchetti. E questa della Nabla è veramente buona. Costicchia un po' perché costa sugli 11,90 euro, mi pare, però mi era durata veramente tantissimo, quindi sono stata molto contenta di ricomprarla. Poi ho finito i dischetti, questi qua di cotone con imbevuti, insomma, con lo struccante della Cotton Plus. Questi sono quelli, erano anzi quelli all'olio di argan, quindi quelli con il potere struccante maggiore, che vi ho fatto vedere nel video, appunto in collaborazione con Marzia, sulla Cotton Plus, quindi magari ve lo lascio da qualche parte. Allora, questo era quello dove ce n'erano 50 pezzi ed erano quelli più grossi. Sono veramente fantastici. Questi mi piacevano davvero parecchio rispetto agli altri che struccano un po' meno. Con questi qua, ecco, riesco a mandare via tranquillamente anche il mascara. Quindi, se li trovo in giro, sicuramente li ricomprerò. Per il momento ho ancora l'altra linea, quindi quella diciamo verde, quelli meno struccanti, e ho anche sempre di questi qua più struccanti, quelli più piccolini. Poi, allora, questa mini taglia che ho preso un secolo fa da Timiama ed è lo shampoo per capelli grassi della Bio Kroll. Allora, non vi so dire come sono trovata perché vedete quanti capelli io abbia e vedete com'è piccola questa confezione, quindi ovviamente non sono riuscita a fare un'applicazione con questo qua, ma perché io solitamente faccio una passata di shampoo, ovviamente sempre diluito, e poi ne faccio un'altra con veramente poco poco shampoo per stare più tranquilla, insomma. E quindi diciamo che ho dovuto fare una seconda passata con un altro shampoo perché con questo ovviamente non mi bastava. Quindi non lo so, ho notato che quando l'ho utilizzato i capelli mi sono durati leggermente in più, nel senso che erano puliti per un tempo un po' più lungo rispetto al solito, però non lo so, non mi voglio sbilanciare. Poi è terminato questo detergente viso. Che marca è questa? Ah, della Tenas ed è l'Aloe Bio 50 detergente fluido con appunto l'aloe vera. Sì, carino, ma nulla di che, insomma, lo ricomprerò, non lo so, sinceramente, se lo trovo che non so che altro prendere, forse sì, insomma, diciamo che non mi ha fatto impazzire tantissimo, ma non è neanche malaccio. Poi shampoo e balsamo dello Splendor. Allora, questi qua, questi due prodotti, generalmente sono i primi shampoo e balsamo che si compra quando si cerca di fare un passaggio al bio, non proprio al bio, però diciamo quando si vuole eliminare quelle brutte sostanze che ci sono all'interno dei shampoo e balsamo più commerciali.
Costano pochissimo, tipo 1 euro e 1 euro. E allora lo shampoo lo sto usando da veramente parecchio tempo ultimamente, infatti ne ho ricomprati tipo altri 2 o 3. Il balsamo era un po' che non lo compravo, quindi avevo comprato questo e praticamente mi è rimasto un dito di balsamo. E sinceramente me lo ricordavo un po' più idratante, quindi non mi ha fatto impazzire. Però stesso discorso, cioè, se state al supermercato vi serve un balsamo da 1 euro. E con un inci che non è il top, ma non fa neanche schifo come tantissime altre marche, ci potete fare un pensierino. Ultimi due prodotti sono questo bagno schiuma della Sien. Questo è il Tropical Mango, profumo pazzesco, pazzesco. Fa un sacco di schiuma, è proprio cremoso. Lo trovo veramente particolarmente buono. Sono stata l'altro giorno, peccato, da Lidl, mi sono scordata di comprarlo, quindi sicuramente lo ricomprerò. E ultimo prodotto, ma non per importanza, bensì anzi forse uno dei prodotti che mi piace più di tutti, l'avete visto, è l'Ené della Cadì, questo rosso. L'ho fatto ormai un po' di tempo fa, io purtroppo con le luci non riesco mai a farvi vedere il colore reale dei capelli. Questo è veramente un ottimo Ené, uno dei migliori che abbia mai provato. Costa più o meno come gli altri, perché tipo 7 euro io lo pago in negozio, quindi online lo trovate anche tipo a 1 euro di meno, una cosa del genere. E ho visto che c'è anche una nuova colorazione, sempre rosso. Non mi ricordo se è rosso caldo o rosso freddo, non mi ricordo. Comunque io tipo 2 o 3 volte che uso queste mi trovo molto bene. Cosa che mi piace principalmente di questo Ené? Il fatto che non è un Ené di quelli che devi tenerlo su tipo 6 ore, ma l'applicazione di questo va cioè da un massimo, da un minimo di mezz'ora a un massimo di 2 ore. Infatti l'ultima volta l'ho fatto stare 1 ora e mezza e mi è piaciuto parecchio, davvero tanto. Infatti quando arrivo da Timiama lo ricomprerò sicuramente. E allora ragazze, questo è tutto. Non ho fatto vedere poche cose perché altrimenti i video diventano troppo lunghi e ci vuole più tempo per caricarli. Perdonatemi per questa luce oscena, ma è sera. E va bene, ci vediamo al prossimo video. Mando un bacione!